Ciao ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Quarzo e oggi giochiamo un'altra volta a Teamfight Tactics. Allora, prima di andare nel vivo del game, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, perché porterò un sacco di video su Teamfight Tactics, ma anche ovviamente su League of Legends, che è il motivo per il quale ho aperto il canale. Quindi vi invito ad iscrivervi al canale e a commentare con le vostre opinioni riguardo questo nuovo gioco di League of Legends. Allora, l'ultima volta abbiamo fatto una comp Assassin e la volta prima una comp Cavalieri e Nobili e siamo sempre arrivati abbastanza avanti. Questa volta vorrei cercare di cambiare comp, se possibile, mentre abbasso un po' il volume. Ok, di cambiare comp e magari farne una un po' diversa con gli Space Shifter magari oppure con i Wild, mo vediamo a seconda di quello che ci capita ovviamente. Allora noi qua abbiamo ovviamente gli Imperiali e i Nobili. Io direi che per iniziare ce li prendiamo, ma appena possibile cercheremo di cambiarli. Nonostante siano due Darius questi. Forse sarebbe. Oh, la cosa migliore sarebbe vendere questo e pigliarsi i due Darius e schierare un Garen e un Darius. Per ora facciamo così. Poi vediamo se riusciamo a fare una comp differente. Ok, se no no. Per chi non sa cos'è questo gioco, vi rimando ai miei video precedenti che vi metto in descrizione, nei quali vi spiego un po' come funziona, ok? Quindi andate là e cercate e cliccate sui video che volete, così vedrete, vi spiego un po' le regole di questo gioco e cosa succede. Vi dico solo che è un gioco molto tattico e infatti si chiama Teamfight Tactics. Allora, io ci avrei un altro Garen che tocca prendere assolutamente. E poi c'ho Noble e Ranger. Allora, io potrei provare a fare a questo punto una team comp con Cavalieri, Guardiani e Ranger. Potrebbe essere una cosa possibile. Mo' vediamo. Orca miseria, mi sono dimenticato. Vabbè, mi ero dimenticato di schierare. Era meglio schierare Vayne, ma non succede nulla. È molto tattico, vi dicevo, e praticamente si gioca così, si schierano le unità, che poi a seconda di che unità schieriamo abbiamo dei bonus, che sono segnalati qua sulla sinistra, quindi si schierano queste unità e poi le unità combattono da sole e a seconda di come le schieriamo e in che modo le mescoliamo, intanto abbiamo un Garen e un Darius di livello 2, a seconda di come le schieriamo, abbiamo la possibilità. Scusate, intanto utilizzo gli item. Rapid Fire Cannon. Beh, buono, però possibilmente la Ginsu sarebbe meglio. A seconda di come li schieriamo e di che tipi di unità schieriamo, perché ognuna, vedete, Vayne è nobile e ranger, Pyke è pirata e assassino, lui è nobile e cavaliere. A seconda delle unità che schieriamo, ecco, abbiamo dei bonus che sono segnalati qua, ok? Poi possiamo livellare i nostri personaggi utilizzando tre figure normali, come avete visto con Vayne, come è successo con Vayne, Garen e Darius. E poi, dopo i primi tre incontri con dei minion, ci scontriamo con delle persone, ok? Come è successo adesso e abbiamo appena vinto. Questo per farvi un piccolo riassunto. Allora, ci abbiamo Wild e Brawler, Void e Brawler. Gunslinger e Gunslinger. Ci potremmo prendere. Allora, io direi che aspettiamo perché abbiamo 8 gold e possiamo aumentare il gold che otteniamo se non spendiamo. Cioè, non spendendo gold, noi possiamo avere un interesse sul gold che abbiamo, ok? Quindi cerchiamo di fare questo. Lui è livello 4 e quindi ha 4 unità schierate, mentre io sono a livello 3 e quindi ne ho 3. Ma io cercherò di giocare più per il late game e non investirò tanti soldi per l'early game. Anche perché noi abbiamo 3 unità di livello 2 e stiamo riuscendo comunque a vincere, il che è ottimo. Una comp così non sarebbe male, con nobili, ranger e cavalieri. Non sarebbe proprio male. Infatti potevo anche prendere forse Lucian, però
Vorrei un qualcos'altro. Oh, lui è un brawler. Ok, lui è un knight. Potremmo refresciare e sperare in qualcosa di più interessante. Adesso intanto sono a livello 4, quindi un'altra unità devo prenderla per forza. Quindi refrescio e mi piglio un'altra Vayne. O un guardiano. Mi piglio un'altra Vayne e la schiero subito. Va bene, proviamo così. Ah, posso darle anche... Non glielo do. Potevo darle l'item, però in realtà non ha senso darglielo perché poi... Vabbè, no, ci può stare, via, diamoglielo. Allora, loro hanno 3 unità di livello 1 e un'unità di livello 2, quindi vinceremo tranquillamente. Quindi, per quello che vi dicevo, punteremo ad avere dei cavalieri e dei nobili. Ci manca un nobile per ottenere il bonus, il che sarebbe ottimo, ottenere il bonus nobile. E poi ci servirebbe anche un ranger per ottenere il bonus dei ranger. Ok, siamo usciti e adesso qua c'è il carosello. Noi siamo primi, quindi sceglieremo per ultimi e io mi vorrei prendere... Ash cos'è? Ash è un ranger sicuro. Potrei prendermi... Ciao, Ash non me la posso prendere più. Quindi forse a questo punto Vayne, dato che ce n'ho, che ne ho già un'altra. O Shen perché ha... Ok, niente. Va bene, ci prendiamo Vayne, se ci danno la possibilità di farlo. Vediamo. Appena mi liberano, cercherò di prendere Vayne. Ok. L'ha presa lui prima. E chi ci pigliamo? Ci pigliamo il pirata così, tanto per... Vabbè, purtroppo abbiamo scelto per ultimi, quindi ci sta. Il pirata, siccome non ci serve, lo vendiamo e ci abbiamo una Giant's Belt che è molto utile per Garen. Ok, non abbiamo nulla che ci serve a parte Garen, quindi refresciamo e cerchiamo. Qui abbiamo un imperiale. Oh, abbiamo finalmente un altro ranger che potremmo schierare. E che infatti... No, non faccio in tempo a schierarlo, ma volevo schierarlo, ok. Loro hanno 4 unità, ma tutte e 4 di livello 1, quindi potremmo riuscire a batterli. Poi toglierò Vayne e schiererò Varus, così che abbiamo due ranger, perché ovviamente avendo due Vayne non contano come due ranger ma come uno, perché il personaggio è lo stesso. Quindi schiereremo Varus e poi cercheremo dei nobili. Allora, facciamo così, lei la togliamo, schieriamo Varus e così abbiamo il ok. Ci abbiamo anche Pirata Assassino Pike che è molto forte, però non è quello che vogliamo fare, quindi facciamo un refresh e cerchiamo. Ci abbiamo un altro nobile che potrebbe essere interessante, anche se Fiora non dovrebbe essere molto forte. E potrei fare un ultimo refresh, ma aspetto perché sennò poi non c'è tempo e non riusciamo a scegliere, quindi facciamo le cose con calma. Hanno 3 unità livello 2 loro, una delle quali è Vayne. Questa potrebbe essere molto... Non so se vinciamo, insomma. Ok, Darius si è curato. Sì, dovremmo vincere, non è sicuro, ma dovremmo vincere perché la sua Vayne ha un botto di item. Perfetto, abbiamo vinto anche questa. E siamo ancora primi. Quindi, vi ricordo, stiamo provando cavalieri, ranger e nobili, ok? Quindi se vediamo un cavaliere, un ranger o un nobile, li dovremmo prendere. Allora, io cambio. Ho un altro Garen che è molto utile. E faccio un ultimo refresh. E se trovo qualcuno bene, se no, no. Ok, fermiamoci qua perché non voglio sprecare troppi soldi. Perché ci serviranno molto, specialmente verso la fine, quando sapremo meglio come la nostra build, la direzione che la nostra build prenderà. E quindi potremmo spendere soldi in maniera più accurata, ok? Anche perché questo è un round contro i Krags, e quindi non c'è bisogno, non è un round contro un'altra persona. Questi ci sono ogni tanto per intermezzare i round con altri giocatori, ok?
quando ci sono questi down qua sono un attimo per intermezzare, per farci prendere fiato, e a volte questi nemici lasciano gli item, come in questo caso. Ci ha lasciato una Tear of the Goddess, che non so che ci facciamo sinceramente, ma vabbè. E, ok, allora adesso vediamo che giocatori, che champion ci propongono. Ok, che champion ci propongono? Ci abbiamo un altro Garen, quindi due Garen livello 2, il che è ottimo, perché con tre Garen livello 2 abbiamo un Garen livello 3, e possiamo rerollare una volta e prenderci una Vayne, un'altra Vayne, così abbiamo due Vayne livello 2, e a questo punto una Fiora, e direi che possiamo accontentarci. L'unica cosa che potremmo fare, esatto, ho aumentato il livello comprando dell'esperienza, così che sono arrivato al livello 5, il che mi consente di schierare un'unità in più. Lui ha ben 3 unità a livello 2 e 2 unità a livello 1, quindi io dovrei avere un vantaggio perché ho un'unità in più a livello 2, e infatti stiamo andando abbastanza bene. Loro avevano più item, ma se io combino la tier con la redemption non mi importa. Static shield, ok, ci abbiamo uno static qua possibile, ora vediamo. Ok, allora questo dobbiamo prenderlo perché è un altro Garen, e qui c'è uno shapeshifter che potrebbe essere interessante, però la build che vogliamo fare è diversa, quindi cerchiamo di rimanere su quell'idea. Oh, eccolo qua, lui potrebbe esserci utile perché è un altro nobile, e quindi potremmo schierare al posto di Garen lui, e così avremo anche il bonus dei nobili. Abbiamo sia il bonus dei nobili che dei cavalieri che dei ranger. Poi servirebbero altri due ranger per avere il bonus ranger ancora più forte. Ok, loro hanno, oh, loro sono tosti, eh, hanno una buona comp perché hanno un guardiano che difende i due ADC. Questa la perdiamo alla grande. Forse era meglio che schieravo Garen, ma vabbè, ci sta. Perdere all'inizio non è assolutamente un problema, anche perché si perdono meno HP all'inizio. Allora lo togliamo e rimettiamo Garen come prima. Qui non c'è nulla di interessante, a dir la verità. E potremmo rerollare, ma io direi che potremmo anche tenerci quello che abbiamo per ora, e poi vediamo, perché così abbiamo l'interesse che aumenta. Ok, 1, 2, 3, 4, tutti di livello 2. Noi ce ne abbiamo, ah no, 5 di livello 2. Noi ce ne abbiamo 3 di livello, 4 di livello 2 e 1 di livello 1. Quindi in teoria dovremmo perdere, non è detto, ma adesso loro sono rimaste due Vayne. Potremmo vincere in realtà, perché noi avevamo più item, quindi siamo riusciti a batterlo. Bene, quindi quella di non spendere soldi è stata una saggia scelta. Ora, purtroppo siamo ancora primi, quindi non possiamo prenderci quello che vorremmo. Io vorrei tanto questo Draven, perché ha una spada, oppure Lucian, oppure Vayne. Draven ovviamente l'hanno, no, non l'hanno ancora preso. Forse è meglio Lucian e Vayne. Vediamo. Purtroppo Lucian c'ha un item bruttissimo. Io non so, vabbè, mi sono beccato Katarina, ma comunque c'ha un item molto interessante che sicuramente ci può aiutare e che immediatamente daremo a qualcuno. Allora, intanto ci abbiamo, allora lei la vendiamo perché così ci prendiamo l'item. Poi qua c'è un Darius, una Fiora, che così abbiamo una Fiora livello 2 che potrebbe sostituire il Garen, e alla quale daremo, ok, e alla quale daremo la BF Sword, che può essere a Spear of Shojin, vai.
Grande. Oh, loro sono 1, 2, 3, 4 di livello 2 e 2 di livello 1. Hanno un'unità in più rispetto a me, quindi dovremmo perdere. Dovremmo proprio perdere. Non ne sono ancora sicuro, ma mi sa che perderemo. Sì. Ciao, ciao. Adesso quello che ci serve è un Varus di livello 2. Un Varus di livello 2 sarebbe ottimo. Ok, qui c'è un'altra Fiora che potrebbe essere interessante a dir la verità. Ma se refresciamo, possiamo prendere un altro Darius, refresciamo un'altra volta e ci pigliamo un altro Garen. Così siamo a un passo da avere. Voglio schierare un'altra unità che sarà Garen, ok? Siamo a un passo. Porca miseria, mi hanno schierato automaticamente il Garen livello 1. Vabbè. Questa potremmo perderla per questo ultimo errore. Non ho fatto in tempo a schierare il Garen livello 2, quindi mi hanno schierato automaticamente e hanno schierato il Garen livello 1. Che comunque sta facendo un botto di danni, quindi vabbè. Ok, forse la vinciamo, attenzione. La nostra Fiora è morta, ma bene, abbiamo vinta. Zitti. Bene così. Il Varus livello 2 sarebbe davvero una manna dal cielo. Allora, quindi questo Garen lo togliamo. Sapete che io posso anche schierare. No, a meno che non schiero due Ranger non ha senso. Quindi meglio Vayne forse a questo punto. Che fa ancora un po' più danni. Gnar. No, voglio continuare a provare con la mia build. Allora, un ultimo reroll. C'è un'altra Fiora. Non molto utile questo. Ho sprecato 6 gold per il reroll. E poi ci avevamo contro i lupi, quindi non c'era bisogno in realtà. Guardare sempre in alto perché qui capiamo chi avremo contro successivamente. E in questo caso erano i lupi, quindi non c'era bisogno di fare chissà che magie. Quasi che la venderei io questa Fiora addirittura. Allora, vedete questo credo che rappresenti l'interesse. Esatto. Ok. In realtà potrei prendere. Sapete che? Lui è un nobile. Però meglio a questo punto puntare a Draven. Meglio puntare a Draven perché Draven è un imperiale e quindi potremmo avere il bonus imperiali se lo schieriamo. Oh, il bonus imperiali se lo schieriamo che fa sì che gli imperiali fanno il doppio del danno rispetto agli altri. Ah, questa non so se la vinciamo, eh. La vedo un po' dura. Oddio, e invece abbiamo vinto. Bene così. Ottimo. Ci abbiamo la nostra frontline che è composta da Garen e Darius che è abbastanza forte. Allora, lo schieramento lo preferirei così. Va bene comunque. Allora, qui chi ci abbiamo? Niente di interessante. Ci avremmo un guardiano, ma non ci interessa. L'ultimo reroll. Ci abbiamo un'altra Vayne, però è una solo. Ultimo reroll questo davvero. Niente, niente di interessante. E per questo motivo rimaniamo così come siamo. Loro hanno già due unità a livello 3. Hanno solo 4 personaggi schierati, ma ne hanno due di livello 3. Che potrebbe essere, che sono, siccome hanno degli assassini, gli assassini saltano alla backline direttamente, quindi la nostra backline è stata fatta fuori immediatamente dagli assassini e questa ci ha massacrato. Ok, loro stanno facendo una buona comp di assassini e quindi la loro comp ci contrasta tantissimo perché noi ci basiamo sugli ADC per fare danno soprattutto. Ok. Potremmo provare a far così. Non abbiamo più. Ok,
il bonus dei Ranger, ma abbiamo il bonus degli imperiali. Qua c'è un altro Darius, così abbiamo un altro Darius livello 2, che sarebbe, non so se va bene schierarlo. Ah, intanto questa è la spatola. No. Blade of the Ruined King, vai. La spatola è molto utile in realtà, però se vogliamo vincere questo scontro che è al top della classifica, sarebbe utile vincerlo, e quindi ho dato la Blade of the Ruined King a Vayne. Perfetto. E noi dobbiamo cercare di far diventare... Ah, abbiamo anche tre Blade Master, non mi ero accorto di questa cosa. Quindi abbiamo un sacco di bonus in questo momento. Chi è quella? Miss Fortune? Potrebbe essere utile Miss Fortune. O Akali. O Ari. Per gli item soprattutto, non per altro. Credo che punterò ad Akali o ad Ari perché hanno degli item molto utili per la nostra comp. Anche lui, anche Veigar in realtà è un item difensivo ma comunque utile. Ok, cerco di prendere Ari che mi è stata purtroppo soffiata. Allora prenderò Mordekaiser, che ha un item completamente inutile, ma vabbè, sono stato l'ultimo a scegliere, perciò non potevo pretendere di meglio. Allora, Mordekaiser lo vendiamo. E ci prendiamo un altro Draven, sperando finalmente di riuscire ad avere un altro livello 2. E sì, abbiamo tre Blade Master, perché abbiamo Draven che è Blade Master, Fiora che è Blade Master, e chi altri? Bah, non lo so. Lextech Gunblade, vediamo se Morello non ha senso. No, lo lasciamo qua. Ok, ora siamo contro Endless Hunt che sta andando abbastanza male, quindi dovremmo vincere. E ricordiamoci, noi stiamo cercando un Varus livello 2, ma a questo punto è più utile un Draven livello 2. E magari un Garen livello 3. Draven livello 2 e Garen livello 3. Quindi refresciamo. Draven o Garen? Datemi qualcuno. Niente. C'è lui, ma non è molto utile. Fiora. Arca. Qui c'è anche. Vabbè, facciamo un altro livello. Così schieriamo un'altra unità. Che è un Darius livello 2 che è comunque molto forte. Ok, loro hanno una comp molto simile alla mia, solo che hanno in più Kayle, che dovrebbe essere molto forte a quanto dicono. Katarina è saltata nella... Oh, Katarina ci ha massacrato perché è andata nella backline e ha ucciso i nostri AD carry. In effetti, avere anche solo un assassino, ma uno, non dovrebbe essere male con questa comp, perché ci consente di contrastare un po' l'azione degli altri ADC. Ok, adesso abbiamo un round facile e abbiamo tre Varus, quindi direi che via Fiora. Ci facciamo un Varus livello 2 che schieriamo al posto di Draven. E Draven aspettiamo che salga di livello. Poi potremmo prenderci Varus, perché forse riusciremo a farcelo di livello 3. E nel frattempo io mi piglio pure un assassino per quella questione che vi dicevo prima. Oh, Darius io lo vendo perché non vedo possibilità. Oh, attenzione, ce la facciamo? Ok, credo di sì. Ok, quindi anche Akali abbiamo, che potrebbe essere interessante. Allora, intanto, Giant's Belt.
Diamo una bella Warmogs a lui, una Chain Vest a Darius che diventa un Frozen Heart. E cosa fa il Frozen Heart? Vabbè, vediamo. Allora, Varus, mi servirebbe un Garen, un Draven. Garen Draven o Varus. Ok, abbiamo un altro Garen, abbiamo un Garen livello 3, raga. Non ho fatto in tempo a schierarlo, purtroppo, ma abbiamo un Garen livello 3. Perché vedete, 1, 2 e il terzo Garen livello 2 è morto, ma c'erano tre Garen livello 2. Ora, questi hanno la comp con gli assassini e gli assassini ovviamente ci counterano tantissimo. Perché noi abbiamo un sacco di. Il nostro danno principalmente viene dalla backline, la nostra frontline è solo per assorbire danni. Ok. Adesso in teoria dovrei avere, esatto, il Garen livello 3, il che è ottimo. Ci abbiamo anche un Varus. E potremmo cominciare a un'altra Akali. Quindi abbiamo già una Akali livello. Perfetto, io vorrei schierare Akali a questo punto. Quindi per schierarla ho fatto questo e ce l'abbiamo. Ok, ho consumato tantissimi gold, ma abbiamo un'unità livello 3 e un'altra unità livello 2 in più da schierare, che ora salterà nella backline, che è Draven, e lo ucciderà prima che possa fare troppi danni, il che credo sia ottimo. E poi c'è anche Kayle, perfetto. Vedete la stessa cosa che sta facendo Katarina per loro. Con questo piccolo cambio siamo riusciti a svoltare un po' la cosa, mettendo un assassino quindi tra la nostra frontline e la backline. Ok. Exile. Exile, mi sa che ne basta uno. Ah, però così non abbiamo i Blade Master che io ho tolto. Bah. Io direi refresciamo una volta. Anzi, non refresciamo per niente perché adesso c'è lo scontro con un avversario, ma poi c'è il carosello. Quindi possiamo andare tranquilli. Non abbiamo più il bonus dei Blade Master, che era ottimo in realtà, ma abbiamo quello dei Ranger. Due unità livello 3, questa la prendiamo. Lui è livello 8 come. Ah no, è livello 6, quindi ha meno unità schierate però, attenzione. E infatti, avendo due unità schierate in meno, forse riusciremo anche a batterlo. Il che è ottimo perché prendiamo più gold. Bene. Velo play PBE sta per perdere. Noi siamo secondi, quindi sceglieremo per penultimi. E cosa vogliamo? Akali. Akali, Poppy o Anivia? Anivia ce l'hanno presa, pigliamoci Poppy. Perché mi sembra che di Akali non ne abbiamo a sufficienza per fare un'altra unità di livello 2. E invece il Needlessly Large Rod è un item che potrebbe essere molto utile per Akali, appunto. Per potenziarla un po'. Infatti, quello che faremo adesso subito è vendere Poppy. E dare questo ad Akali. E poi continueremo a cercare. Ok, un altro Varus livello 2 che non è male. E un Draven livello 2 sarebbe ottimo, ma non so se ce la faremo. Rifresciamo una volta. Rifresciamo una volta. Bene, mi fermerei qua perché non abbiamo altro da poter fare. Lui è livello 8 come me. E io però in più di lui ho un'unità lì. Allora hanno i guardiani. Essendo una comp di guardiani, sono molto più difensivi. E Akali è stata distrutta. Mi sa che questa la perdiamo. Alla grande. Sì, proprio alla grande. Garen è completamente immobile, non può far nulla. Cavolo, la ulti di Sejuani è incredibile. Siamo rimasti con quanti HP? 4. Questa volta potremmo non arrivare fra i primi due come le altre due partite.
In entrambe le partite sono arrivato secondo, mi sembra. Oh, qui c'è un'altra. Non ci interessa, perché comunque ce ne mancano troppe. La cosa migliore sarebbe un Draven da schierare al posto di Varus. Ma mi sa che siamo sfigati. Ci abbiamo Draven. Lo schieriamo al posto di Varus. Così abbiamo un sacco di bonus in più. E Draven è abbastanza forte. Questa potremmo vincerla. Sempre che Akali vada ad uccidere la loro backline. Eh no, abbiamo perso. Porca. Aurelion Sol è molto molto forte qua. Vabbè. Siamo arrivati quindi quarti. Che non è male comunque. E vabbè, vi ringrazio di aver visto il video. Spero che vi sia piaciuto. E questo tipo di comp che volevamo fare l'abbiamo provata. Abbiamo visto che non funziona tantissimo. Forse è meglio fare o una comp tutta assassin con i guardian o una comp tutta cavalieri imperiali e nobili. Però abbiamo provato con quello che ci ha dato il game, perché vedete che è tutto random, no? E quindi con quello che abbiamo avuto abbiamo provato a fare il nostro massimo e è andata così. Vi ricordo di iscrivervi al canale e mettere like e commentare, soprattutto con le vostre impressioni. E che mi interessano un sacco, mi piace un sacco dialogare nei commenti e ci vediamo al prossimo video.